Poi ci sarà il saluto del sindaco. Intanto vi ringrazio per essere venuti anche con questa giornata di pioggia tremenda. Noi volevamo sfruttare nel senso migliore del termine la presenza dell'assessore Barbanente. Stamattina ha inaugurato la nostra piazza commestibili e nel pomeriggio, già diversi giorni addietro, si era resa disponibile per presentare. Stavolta in conferenza stampa, però è nostra intenzione presentarlo poi alla città in un incontro più allargato, il volume, La rete dei teatri storici di Puglia, che è il risultato di un progetto curato dal Teatro Pubblico Pugliese, e quindi vedete il dottor Grassi qua vicino a noi che ci ha raggiunto con prontezza e disponibilità che devo dire in questi mesi, da quando io sono assessore, non è mai mancata e per la quale sicuramente gli siamo grati. L'importanza della pubblicazione che oggi si presenta alla stampa è che troveremo l'occasione invece poi di presentarlo anche alla città, magari in una delle programmazioni che abbiamo già previsto per i 150 anni dell'Unità d'Italia. I teatri pubblici hanno avuto anch'essi una funzione importantissima, quindi troveremo anche il modo di presentarlo alla città come una valenza pregnante per quanto riguarda anche i 150 anni dell'Unità d'Italia, perché hanno avuto una funzione storica a partire proprio da prima dell'Unità d'Italia. Presso i teatri si sono svolte le prime manifestazioni riguardanti l'Unità d'Italia, quindi è un significato importante anche in questo senso. E lo facciamo cogliendo e ringraziando ancora la presenza, la preziosa presenza dell'assessore Angela Barbanente. Risiede in due motivi fondamentali, sono lì l'importanza della pubblicazione. Da una parte la constatazione, come diceva l'assessore De Guido, che la storia del nostro teatro comunale viene inserita insieme ad altri contenitori culturali di pregio della nostra regione in una pubblicazione che copre con ricchezza di dati una lacuna, forse, perché non c'era stata mai una pubblicazione di questo genere nel nostro teatro. Teatri che sono stati attivi non solo come sede di intrattenimento, ma che hanno rappresentato uno strumento spesso unico per l'acculturamento e l'educazione musicale di grandi fasci della popolazione che erano di fatto esclusi dai processi di conoscenza e di formazione. Un progetto ideato dal Teatro Pubblico Pugliese con il supporto tecnico del Politecnico di Bari e dell'Accademia delle Belle Arti di Bari. Un censimento dei teatri storici di Puglia, questo per dare uno strumento alla Regione Puglia di valutazione per futuri investimenti. Sì, il Teatro Pubblico Pugliese ha ideato il progetto Rete dei Teatri Storici e in qualche maniera i progetti che oggi il Teatro Pubblico Pugliese sta seguendo servono a completare l'intervento che è stato iniziato da questo progetto. Il progetto nacque nel 2003 con la firma di un protocollo d'intesa fra il Ministero dei Beni e Attività Culturali, la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese. Noi abbiamo in qualche maniera censito tutti i teatri storici della nostra regione, per poi dare uno strumento in più alla regione per poter intervenire, sia con fondi che venivano dal Ministero e dall'Unione Europea, ma anche e in particolare per attivare una serie di progetti, come quello ad esempio dei teatri abitati, che ha visto Mesagne, intanto come primo esempio fatto nei primi anni del 2000, appena aperto il teatro, e poi con un progetto specifico che qui ha avuto sede. E ora, questo serve appunto non solo a far conoscere quelli che sono i gioielli dei nostri teatri storici, ma anche a utilizzarli nella maniera migliore e naturalmente al servizio del nostro pubblico. La presentazione del volume La rete dei teatri storici di Puglia, dove tra l'altro è rappresentato anche il Teatro Comunale di Mesagne, vuole essere un momento importante di cultura. È quello in cui crediamo fermamente. L'occasione di oggi era l'occasione giusta per ribadire questa importanza del teatro per traghettare anche dei messaggi culturali, ma anche di importanza sociale e civile fondamentali. Il volume è un volume straordinario, l'abbiamo voluto accogliere in una conferenza stampa ed è nostra intenzione estenderlo comunque il più possibile alla conoscenza della comunità. È un volume che parla anche di Mesagne, perché raccoglie delle immagini e delle schede di dettaglio mesagnese,
milanesi del nostro teatro, inaugurato il 17 giugno del 1885 e che ha attraversato nel corso degli anni mutevoli destinazioni. Il teatro molto significativamente in questo volume viene indicato facendo riferimento alla rete, all'importanza della rete, quindi questo recupero storico di quelli che sono questi 32 teatri di Puglia in 29 città per proiettarsi però in una dimensione profondamente moderna di quel concetto e di quel valore che vogliamo attribuire a questo contenitore culturale così importante che è il teatro e gli spettacoli o comunque le iniziative culturali che all'interno delle strutture possono tenersi, passando dalla rivalutazione storica anche architettonica, perché spesso gli enti hanno difficoltà già a garantire quello, la manutenzione stessa degli immobili, e poi facendoli passare proprio per questo impegno profondo che è quello di tenere i teatri aperti il più possibile attraverso un'azione che è di rete telematica tra gli operatori, le compagnie teatrali, ma che è anche di digitalizzazione del sistema stesso in questa concezione di modernità e di fruibilità allargata il più possibile alla comunità. La rete dei teatri storici racconta questo ed è accompagnata, il volume è accompagnato da un DVD con immagini e suoni veramente, veramente eccellenti, grazie al Teatro Pubblico Pugliese, grazie ai diversi comuni che hanno fornito le notizie storiche, anche le schede tecniche necessarie, grazie anche al Ministero per i Beni Culturali, al Ministero delle Finanze e l'apporto tecnico dell'Università di Bari attraverso il Politecnico e l'Accademia di Belle Arti.